Per migliorare l'efficienza fotosintetica nei differenti habitat, le piante hanno evoluto forme e strutture molto differenti. Lo studio della morfologia fogliare è quindi un elemento fondamentale non solo per il riconoscimento delle specie, ma anche per la comprensione di alcuni adattamenti delle foglie. Il primo passo da compiere per comprendere l'elevata variabilità della morfologia fogliare è imparare la terminologia di base legata alle varie componenti delle foglie. In generale, in ciascuna foglia si possono distinguere il picciolo e la lamina. Sulla lamina si possono poi riconoscere alcuni caratteri come ad esempio le nervature ed il margine. Una prima semplice classificazione è quella che riguarda la distinzione delle foglie semplici dalle foglie composte. Per distinguere una foglia semplice da una composta, basta riconoscere la gemma fogliare che si trova sempre alla base del picciolo. Quando la gemma si trova alla base di un picciolo che porta una singola lamina intera, allora la foglia è semplice. Quando invece la gemma si trova alla base di un picciolo che porta altri piccioli senza gemme, allora tutta la struttura viene considerata come un'unica foglia composta e le singole lamine con i rispettivi piccioli sono dette foglioline. Esempi di foglie semplici si possono vedere in alcuni alberi molto comuni all'interno della riserva, come ad esempio il carpino nero ed il faggio. Esempi di foglie composte si possono invece osservare in altre piante molto comuni, come ad esempio i trifogli e l'orniello. La lamina delle foglie può assumere innumerevoli forme. Utilizzando come esempi alcune piante della riserva, vedremo adesso una sequenza di immagini in cui sono riassunti alcuni dei principali tipi di lamina fogliare.
Nelle foglie, il trasporto dell'acqua e dei prodotti della fotosintesi avviene all'interno di minuscoli vasi linfatici che confluiscono prima nelle nervature della lamina e poi nel picciolo. Un semplice esperimento per osservare ad occhio nudo la linfa che scorre nelle nervature consiste nel rompere in due metà trasversali la lamina di una foglia di corniolo, facendo così fuoriuscire la linfa delle nervature, che a contatto con l'aria forma dei caratteristici filamenti bianchi. Il tipo di nervatura della lamina fogliare è un carattere molto importante per la sistematica delle piante. Per osservare bene le nervature delle foglie è consigliabile guardarle dal basso ponendo la lamina contro luce. Le nervature possono essere reti nervie, come nel caso del ramo alpino, dove è ben visibile la suddivisione tra la nervatura principale mediana, le nervature secondarie laterali di primo ordine e la trama di nervature secondarie di secondo ordine. Oppure possono essere paralleli nervie, come nelle foglie del sigillo di Salomone, dove si vedono delle nervature parallele tra di loro senza ramificazioni secondarie e che confluiscono alla base verso il picciolo. A seconda della presenza o meno del picciolo e del tipo di inserzione della lamina sul fusto, si possono distinguere differenti tipologie. Nelle foglie picciolate, come quella dell'acero oppio, è sempre ben presente un picciolo, mentre nelle foglie sessili, come quella dell'arabetta maggiore, il picciolo non esiste e la lamina parte direttamente dal fusto. Esistono poi anche foglie amplessi cauli, come quelle dell'iperico di Belleval e del caprifoglio selvatico, la cui lamina alla base tende addirittura ad avvolgersi quasi completamente sul fusto. Un altro carattere molto importante è la disposizione delle foglie lungo il fusto, che spesso riflette l'esigenza di ottimizzare l'arrivo dei raggi solari sulla lamina fogliare. A seconda di come si dispongono le foglie lungo il fusto, si possono distinguere differenti tipologie. Nelle foglie alterne, come ad esempio quelle della campanula selvatica, si osservano foglie che si trovano alternate da una parte e dall'altra lungo il fusto, mentre nelle foglie opposte, come ad esempio quelle della silene a mazzetti, si osservano invece foglie che sono disposte a coppie regolari lungo il fusto. Esistono poi foglie spiralate, come quelle del fior di stecco, dove le foglie si dipartono spiralmente in tutte le direzioni, ed anche foglie decussate, come nel centocchio garofanino, dove le foglie sono disposte a coppie che però lungo il fusto sono dirette alternamente verso direzioni regolari che variano sempre di 90 gradi. Alcune foglie poi possono essere verticillate, come quelle della stellina odorosa e quelle dell'erba crociola, che sono disposte lungo il fusto in gruppi regolari, detti verticilli, nei quali le foglie si dipartono radialmente.